Buongiorno, come va? Com'è andato questo primo mese del 2024? Io veramente devo dire alla grande, sono super contenta di questo primo mese e in generale sento che sto raggiungendo dei livelli di felicità anche dove prima avrei pensato che non ci fosse spazio. Assurdi. Sento veramente una felicità immensa dentro di me e non è data da nulla in particolare, ma da tutto un insieme di cose che mi stanno facendo vivere dei momenti proprio di felicità altissima, senza nemmeno sapere perché. E come promesso, un mese fa, sto tornando qui oggi per fare un punto su quello che è stato questo primo mese in cui ho rivoluzionato letteralmente la mia esistenza perché è andata veramente così. Ovviamente per chi non avesse visto il primo video, ve lo linko qui sotto nella descrizione, andatelo a vedere, ma il punto è che un mesetto fa, proprio prima di Natale, no. Sì, prima di Natale ho maturato queste idee e poi subito il giorno dopo Natale, il 26, ho deciso di iniziare una nuova routine. È il mio primo caffè della giornata e sono le 16:29, quindi devo godermelo. Datemi un attimo. Ma si può essere felici per un sole così? Bah. Sì, io dico di sì. Comunque, cosa è successo esattamente? Un mesetto fa ho deciso di rivoluzionare per l'ennesima volta la mia vita perché c'erano delle cose che volevo cambiare. Semplicemente volevo cambiare alcune cose e testare delle altre cose che tutti sostengono che facciano bene. E allora ho deciso di buttarmi in questa avventura. Quali sono queste cose? Volevo introdurre la meditazione, volevo fare più training di recitazione perché sono un'attrice e ovviamente volevo leggere di più. Penso che questo sia uno degli obiettivi che accomuna più persone all'inizio di un nuovo anno. E comunque un altro degli obiettivi era anche quello di trovare un po' più di equilibrio nelle mie giornate ed essere molto più produttiva, quindi predispormi di modo da essere più produttiva durante le giornate, appunto abituandomi a svegliarmi anche prima. Io già mi svegliavo abbastanza presto, tra le 6:30 e le 7, però non sempre. E volevo appunto imparare e rendere mia questa nuova abitudine di alzarmi sempre alle 6. E l'unico giorno in cui posso permettermi, diciamo, di alzarmi un pochino dopo è quell'unica volta alla settimana in cui magari mi concedo un'uscita, faccio qualche cosa di più particolare, per cui magari faccio molto tardi, e allora a quel punto mi permetto di dormire un po' di più perché, cioè, andare oltre le 6 perché comunque dormo quelle 6-7 ore. Tra l'altro, un altro degli obiettivi che volevo rendere la mia quotidianità era quello di dormire più ore e almeno 7 ore a notte perché da questo punto di vista io faccio un po' fatica. Essendo una persona che vuole sempre fare di tutto e se le giornate fossero di 48 ore non mi basterebbero comunque, ecco, sono un po', vivo un po' così e allora volevo abituarmi a dormire anche un pochino di più perché ne ho bisogno, ma diciamo che non è andata proprio così. Ma molte di queste cose sono andate molto bene al punto che ne ho aggiunte delle altre, ma andiamo con ordine. Come sta andando dal punto di vista della sveglia alle 6? Sta andando veramente bene e devo dire che mi sono aiutata, nel senso che ovviamente tutte le cose che vi ho appena esposto sono tante cose da cambiare tutte insieme. Io mi sono un po' buttata così perché
Spesso faccio o tutto o niente, che è una mentalità che non sempre ti aiuta in queste situazioni, non ti aiuta molto ad abituarti a nuove routine, diciamo così. Però io col fatto che comunque erano i giorni tra Natale e Capodanno in cui potevo permettermi di dedicare più tempo ad ognuna di queste abitudini e non farla di corsa, per cui ci ho provato, ho detto vabbè, proviamoci e vediamo come va. Devo dire che la sveglia alle 6 è entrata veramente in pieno regime. Dopo la Befana, mi sto alzando quasi sempre alle 6 e sono molto contenta di aver introdotto questa nuova abitudine. Perché? Perché questo mi permette di fare tutta un'altra serie di cose molto importanti per me che sento stanno avendo un impatto molto forte sulla mia esistenza. Tra queste la meditazione. Ho introdotto 10 minuti di meditazione guidata al giorno da fare ogni mattina, quindi appena sveglia, tisanina e meditazione. E metto semplicemente meditazione guidata su YouTube e ascolto la prima che mi capita, perché spesso ho notato che quelle che capitano sotto mano subito sono anche quelle di cui ho bisogno. Ed è una cosa veramente molto forte. Molto forte, quando tu chiedi e l'universo sente che tu vuoi veramente quella cosa lì e te la porta, te la dona. E quindi ho introdotto appunto questi 10 minuti di meditazione, non ho saltato neanche un giorno. Da quando è iniziato il 26 di dicembre, è un mese e non ho saltato neanche un giorno. La meditazione è diventata un momento sacro, come lavarmi la faccia. Non ne posso fare a meno. E poi, ovviamente, dopo la meditazione ci sono i miei workout. Ho preso questo impegno con me stessa. Tutti i giorni in cui è previsto che io mi alleni, lo farò a meno che proprio sia impossibile. Ma impossibile dalla sera che sono in trasferta di lavoro e sono con altre persone nella stessa stanza di albergo e quindi è impossibile. O che facciamo talmente tardi che devo dormire 3 ore a notte, allora a quel punto lì magari sacrifico. Ma ho trovato un compromesso che è quello di fare almeno 10 minuti di workout, perché sulla bilancia diciamo che anche se dormi poche ore, quei 10 minuti per il workout a me fanno davvero bene. E insieme alla meditazione sono quei momenti preziosi che dedico a me stessa, mente e corpo. Tra l'altro mi sono dimenticata un pezzo che ho aggiunto sempre il 26 e che non ho saltato mai. Sono 10 minuti di studio. Studio di libri per la crescita personale. E avevo questo libro da quest'estate. Vi ricordate quando ve l'ho fatto vedere nell'unboxing? L'ho comprato così per caso. È stato lui che ha chiamato me, Kaizen. E solo che ovviamente un libro non lo leggi se non è ancora il momento giusto per lui. Ma questo libro è molto particolare per me. Già nel tragitto dal negozio verso casa in metropolitana, l'ho aperto e ho cominciato a leggerlo. Ho letto veramente pochissime pagine, quelle che puoi leggere in 15 minuti di metropolitana. E dopodiché l'ho lasciato lì, non l'ho più aperto. Pensavo di non avere il tempo per leggerlo, per dedicarmici, e quindi l'ho ripreso in mano e sono a questo punto qua. Questo è tutto quello che ho letto, questo è quello che mi avanza. In soli 10 minuti al giorno fa veramente miracoli. Poi 10 minuti sono tanti perché in realtà leggo un capitolo o due massimo ogni mattina, ma ci vogliono 10 minuti perché poi c'è sempre del lavoro da fare con questi libri qua. Quindi non è una lettura passiva, ma è una lettura attiva dove devi fare degli esercizi, dove devi soffermarti, pensare, riflettere,
analizzare le tue abitudini, il tuo modo di pensare, di fare. Per questa ragione qua mi ci vogliono 10 minuti e sento che i 10 minuti di appuntamento con questo libro sono i meglio spesi e i meglio impiegati tra tutti quelli che impiego ogni giorno nelle varie attività. Una delle frasi che veramente ha impattato su di me, tra le primissime, appunto vi ripeto, avevo letto più o meno questo nel tragitto, pochissimo, una trentina di pagine, e ci sono alcune frasi che veramente mi hanno toccata molto, e in particolar modo questa: dentro un essere che ci sembra spento, una parte di lui aspira ancora a vivere, camminare, ricominciare a fiorire. E io ho sentito proprio in questo momento, quando ho letto questa frase, ho sentito dentro di me che c'era una me rinchiusa dentro un barattolo di vetro che gridava: sì, sono qui, apri, ti prego. Talmente è stato forte. Mi vengono ancora i brividi. Poi ci sono anche queste altre frasi: ci sono molte cose sgradevoli al mondo, una di queste è l'ingiunzione a cambiare quando ci viene imposta dagli altri, un'altra è il bisogno di cambiare quando ci rendiamo conto che andrebbe fatto, che va assolutamente fatto al più presto, ma non sappiamo quale direzione prendere. E la cosa migliore in questi casi è fare del cambiamento un'avventura, quindi partire alla scoperta e vedere dove ci porta. Infatti questo è stato l'approccio, e io un po' non ci credevo e ci credevo, però ho detto vabbè, proviamo. Per rimanere appunto costante nel tempo con la lettura, leggere di più, e mi sono detta: cosa saranno mai 10 minuti al giorno, un capitolo al giorno? Sempre meglio di niente. E in effetti sto per chiudere questo libro e mi ci sono talmente affezionata a questa mia routine che lo sto un po' centellinando, anche se c'è già un altro libro subito pronto in coda per prendere il suo posto non appena l'avrò finito. Poi ovviamente mi alleno, dicevo, prima meditazione, poi crescita personale e infine il workout, per poi avere abbastanza tempo per fare colazione con calma, che è un'altra abitudine che ho voluto introdurre perché ultimamente mangiavo in piedi, in cucina, ingurgitavo la colazione, e questo ho notato che mi portava a nemmeno realizzare che avevo mangiato. Il mio cervello non faceva nemmeno in tempo a registrare il fatto che mi ero nutrita, e questo non è bello per noi, per il nostro corpo. E quindi in tutta questa mia routine del mattino ho deciso comunque di creare abbastanza tempo e spazio anche per una colazione seduta, di nuovo 10 minuti però dedicati al nutrirmi anche spiritualmente, perché ho introdotto un'altra cosa. A parte semplicemente mangiare, faccio un po' come i signori di una volta che avevano il giornale davanti. Io ho un libro, in questo momento sto leggendo la biografia di Ingrid Bergman, che ho comprato tra l'altro l'8 di gennaio, l'ho comprata così perché sono andata in questo negozio, la libreria dello spettacolo, che è una chicca bellissima a Milano, e ho trovato questo libro e di nuovo un solo capitolo durante la colazione. Questo è quello che sto leggendo, vi faccio vedere. Il libro è questo, è abbastanza grosso e sono già quasi a metà, ma ho iniziato appunto il 9 o il 10 di gennaio, siamo al 27 oggi, e con solo 2 minuti di lettura sono riuscita a leggere così tanto. Infine, dopo la colazione mi preparo, e poi in tutto questo
Mi partono dalle 2 alle 2 ore e mezza ogni mattina, anche se inizialmente a volte ci mettevo anche 3 ore per fare tutto questo, nel tempo sono migliorata al punto da arrivare a fare tutto in 2 ore, perché in realtà 2 ore sono quelle che ci vogliono per portare al termine tutte queste attività. Ho notato che la qualità della mia vita è cresciuta esponenzialmente. Mi sento proprio diversa, mi sento un'altra persona, sono ovviamente diversa e sono molto fiera di quello che sono riuscita a raggiungere in questo mese, anche solo semplicemente disciplinandomi un po' di più anche per dedicare del tempo a me stessa. Non è che mi sono disciplinata solo per lavorare di più, ma proprio per ritagliarmi del tempo per me. In questo modo sono riuscita ad alzare anche la mia produttività e ho sfruttato un po' quest'idea dei fai una cosa per almeno 2 minuti ogni giorno per renderla un'abitudine. E funziona, ragazzi, veramente funziona. Devi fare un'attività per almeno 21 giorni e iniziare con poco, 2 minuti al giorno, non di più, una pagina. 5 minuti di workout, 5 minuti fine. Ma proprio ti prendi quell'impegno e dici: ogni giorno faccio 5 minuti di workout, non di più. Metti la sveglia, ti alleni o metti la sveglia, leggi, fine. Finiti i minuti, chiudi il libro, ciao. E così ogni giorno, fino a quando diventa una cosa necessaria. Era un po' scettica, ma devo dire che veramente funziona. Poi un'altra cosa, un altro piccolo hack utile per introdurre nuove abitudini è quello di abituarsi a dire io faccio così e non più dovrei. Ad esempio, se io voglio introdurre la meditazione, non dirò domani mattina mi devo alzare presto perché devo meditare, dovrei meditare. No, il modo giusto di parlare te stesso è quello di dire: ok, domani mattina appunto la sveglia alle 6 perché tra le 6:10 e le 6:20 io medito. Io non dovrei leggere di più, io leggo ogni giorno una pagina. Questo è proprio cose semplici, ma tangibili che ci permettano di agire subito. Poi un'altra cosa che spesso mi faceva perdere minuti preziosi al mattino era quella di puntare 2 sveglie. Cosa ho scoperto? Che non c'è cosa più sbagliata di quella di puntare più di una sveglia. Perché? Perché nel momento in cui tu clicchi ritarda la sveglia, anche solo per 5 minuti, ti porti in uno stato di rimbambimento totale, perché funziona che quando suona la sveglia tu ti svegli, il tuo sistema, diciamo tutto il tuo sistema nervoso si sveglia, ma nel momento in cui tu clicchi su ritarda, il tuo corpo rientra di nuovo in uno stato di sonno profondo che prende dai 60 ai 90 minuti. Cosa significa? Che per quei 5 minuti di ritarda o 10 minuti di ritarda, tu hai portato il tuo corpo in uno stato di sonno profondo, per cui quando dopo 5 minuti la sveglia suonerà nuovamente, il tuo corpo si sveglierà ma resterà rintronato e ci metterà 4 ore per riprendersi. Cosa vuol dire questo? Che per tutta la mattinata, fino all'ora di pranzo, anziché rendere e sfruttare al meglio queste ore per fare tutto quello che devi fare, le userai per riprenderti. E questo è stato proprio una lampadina gigantesca che si è accesa sopra la mia testa e ho detto: ma io mi stavo autosabotando così. Perché il mio ragionamento era: la metto per sicurezza, perché mi è successo a volte di essere talmente stanca che non mi sono resa conto della sveglia che suonava e l'ho spenta. E quindi c'era quella seconda sveglia subito dopo 5 minuti che era un po' più aggressiva
e mi svegliava. Però questo nel tempo è diventato non più un salvavita, ma è diventato un ritardo. Sto ancora 5 minuti che mi riprendo. No, sbagliatissimo. Quindi ho eliminato quella seconda sveglia e per sicurezza c'è un'altra sveglia che suona alle 7:30 tutti i giorni. Tutti i giorni c'è una sveglia che suona alle 7:30 perché devo prendere gli integratori. Cosa significa? Che la mia sveglia, l'unica sveglia per svegliarmi e fare tutte queste bellissime cose che mi fanno star bene, è alle 6. Per cui quando suona la sveglia la spengo e mi alzo e faccio tutto quello che devo fare e che voglio fare, che ho scelto di fare. Se sono stanca quando spengo la sveglia e mi rendo conto di non poter affrontare tutto quello che devo fare e mi rendo conto che ho veramente bisogno di dormire di più, che messe sulla bilancia fare tutte queste attività che mi rendono un umano più equilibrato e dormire è veramente più importante dormire, allora spengo la sveglia e dormo. Ma non solo 5 minuti, a quel punto significa che ho bisogno di quell'ora e mezza fino a quando suonerà la sveglia per l'integratore, che è il time limit per svegliarmi quando devo andare in ufficio e appunto per riuscire a far colazione, prepararmi e uscire di casa. A quel punto non ci sarà più tempo per allenarmi, sicuramente, non ci sarà tempo per fare molte cose, farò tutto in un tempo più compresso, magari farò 5 minuti di ogni attività e fine, però a quel punto è proprio una scelta consapevole e non più un mi sono svegliata un po' rimbambita e non mi sto rendendo conto che mi devo alzare. Mi alzerò subito e quasi sempre sarà successo una volta che non mi sono alzata subito, ma tutte le mattine, anche se avevo dormito 4 ore e mezza, 5 volte, mi sono alzata perché per me è davvero più importante fare tutte queste cose prima di uscire di casa e sento che mi stanno veramente aiutando. Poi, infine, cos'altro ho scoperto? Ho scoperto un po' di cose. Questo video sta diventando lunghissimo, però è tutto il mio diario di un mese e ci tenevo veramente a dirvi tutte queste cose. E infine, per chiudere, l'ultima chicca, e la metto apposta per ultima perché non voglio che mio padre la senta, ho fatto una scoperta incredibile. Mai, ma dico mai, pensavo di arrivare a questo. È veramente tanto per me. Per chi mi segue da un po', saprete che io sono quella che diceva sempre al mattino guai, per almeno mezz'oretta, un'oretta faccio tutte le cose al buio, non accendo troppe luci, luci soffuse e così via. Beh, questa cosa è cambiata. È cambiata al punto che accendo le luci del Colosseo praticamente al mattino, quelle che mio padre accendeva e io odiavo, adesso le voglio. La prima cosa che faccio appena sveglia, accendere le luci. Come ha fatto a cambiare il mindset? Perché per me era veramente un trauma accendere le luci al mattino. È successo che ho ascoltato un podcast e questo podcast diceva che praticamente al mattino, per educare il nostro corpo a svegliarsi naturalmente ad una certa ora, bisogna fargli capire che è mattino, cosa difficile quando è inverno o come facevo io che stavo al buio. Ovviamente il corpo, se tu lo tieni al buio, pensa che è ancora notte, per cui d'inverno siamo meno produttivi appunto per questa mancanza di luce. E questo mi ha fatto accendere di nuovo una gigantesca lampadina e mi ha fatto pensare: ma io al mattino sono veramente lenta perché appunto
non accendo le luci, non accendevo le luci. E avevo calcolato appunto quanto tempo volevo dedicare a ciascuna di quelle attività e non mi capacitavo di come ci impiegassi 3-4 ore a volte. E la ragione era questa, perché il mio corpo non si rendeva conto di essere sveglio e quindi faceva tutto rallentatore. Adesso questa cosa è cambiata. Sono una nuova persona. Non mi riconosco più nemmeno io. Comunque, prima cosa, accendere le luci e poi si va avanti con tutto il resto e sento che questo elemento ha veramente rivoluzionato tutta la mia routine al mattino. E con questo mi posso anche fermare, direi che vi ho aggiornati su tutto. A questo punto tocca a voi aggiornarmi su quello che è la vostra routine, come sta andando, cosa avete imparato, cosa avete scoperto di nuovo. Io sto andando avanti, andrò avanti con tutte queste nuove cose e ne sto introducendo delle altre piano piano, perché ripeto, il segreto è quello di introdurne una alla volta. Io avevo l'esigenza, proprio sentivo il bisogno di fare un cambiamento radicale, per cui sono andata all in, ma adesso man mano che sto rendendomi alcune abitudini ne introduco delle altre, ma sta diventando quasi una cosa naturale, per cui sto diventando veramente efficace, efficiente nel fare una cosa, ne aggiungo un'altra. Potrei andare avanti per ore, perché quando capisci la vera forza di introdurre cose nuove da fare, nuove abitudini che lavorino per te, ti rendi conto del tuo vero potere e potenziale. Per cui fermo questo video qui, se no diventa veramente infinito. Ci riaggiorniamo tra un altro mese, io con i miei progressi e voi con i vostri. Io intanto vi saluto, vi mando un giga abbraccio, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!